Questo President Lincoln è di Mario, di Cagliari. Ho già avuto modo di fare qualche lavoretto a Mario. Intanto, comunque, lo ringrazio per il pensiero che ho avuto. Una bottiglia di vino. È apprezzato. Questi pensieri sono apprezzati. Allora, mi scrive qui Mario, vediamo se riesco, perché la lettera è troppo lunga. Allora. I problemi. In trasmissione va in SSB, ma con potenze non adeguate a quanto dovrebbe. Io sinceramente l'ho provato prima, dice qui Mario, a fronte dei 30 watt dichiarati a me ne segna circa 8, nemmeno 8 ne segna, l'ho provato già io, ho dato un'occhiata, poi magari lo vediamo insieme. In FM modulo, ma solo con il potenziometro dell'RF Power, tutto a sinistra. Che in teoria coinciderebbe con il minimo, ma di fatto pare funzionare all'incontrario. In AM solo portante, nessuna modulazione, anche se dall'ascolto si sente perfettamente. Ti segnalo inoltre un eccessivo surriscaldamento sulla parte sinistra. Poi dice qui, te lo mando insieme a qualche altra radio, ma non c'era solo questo nel pacco, e la bottiglia. Se capisci che diventa uno di quegli apparati da suicidio, speriamo di no, lascialo stare. Un caro saluto, Mario. Un attimo che controllo i fili se sono collegati bene e lo proviamo. Allora, in AM come frequenza siamo a posto. Come potenza sono quelle che ha detto lui, 7 watt. Prova, sente solo il preascolto, ora, e non esce niente, né si muove né. Ora. Proviamolo in FM, vediamo un po', questo è pure complicato con la banda FM. Attenzione, FM, no. I pezzi sono sempre quelli, ora, prova, ora, niente, non si sente niente là sopra. Banda. Siamo in banda, no, in AM siamo a troppo. Sto facendo confusione. Allora, andiamo, banda A. Mode, FM, USB. C'è la potenza in me, però si sente. Prova, ola. Quindi lo apro e vediamo se posso fare qualcosa. Questo pure mi sembra che in SMD come componenti. Lo apro. È il primo che faccio, sinceramente. Ho fatto altre President Lincoln, però quelle tradizionali, non questo secondo. Questo è il suo interno. Che facciamo? Cambiamo questo, cambiamo quest'altro qua, cambiamo questo, tutto in SMD. Io non ho l'attrezzatura per intervenire sugli SMD, gli apparati con i componenti SMD, ma ammesso di averlo, da dove si comincia qua? Da dove si comincia? Allora, come finale ha MOSFET, MOSFET 13N10. Guardate una cosa, ma non so se questo è dalla casa oppure sono stati cambiati. Uno della va bene, lasciamo, avete capito. L'altro della ON Semiconductor. Vediamo il prefinale com'è. Non si vede nemmeno.
on semiconduttore. Mo è saltato questo, il transistor che serve per alimentare i finali e modulare la pulsante, non lo so. Incomincio a smontarlo e lo provo. Se quelli non sono buoni, dove sono? Ingrandito. Ce li ho, quelli là ce li ho. Vediamo un po', dai. Cioè, l'unica cosa che posso fare è controllare questo transistor qua. Allora, come finale ha i MOSFET 13N10, però sto notando che, ma non so se è stato costruito così dalla casa costruttrice con questi finali. Cioè, i finali sono quelli, soltanto che sono di marca diverse. Uno è della ON Semiconductor e l'altro della Parkhill. Il prefinale ON Semiconductor. Qui poi c'è il transistor che alimenta i finali, serve per la modulazione e anche per la regolazione della potenza, però vedo che evidentemente già c'è stato fatto qualche intervento, perché dalla parte di sotto qua c'è una pista isolata, vedete? Un pedino isolato, ma non so se è saldato dall'altra parte oppure no, vediamo se riesco a inquadrarlo, perché guardo il telefonino, eccolo qua. Questo qua. Cioè la piazzola non esiste più, la piazzola dove è saldato il pedino. E quest'altro qua si vede che già sono stati, evidentemente è stato fatto già qualche tentativo per quest'altro qua, per sistemarlo. Non lo so se questo transistor è buono oppure no. Cercherò di smontarlo, anche se è un po' difficoltoso per cui. E proprio, e anche qui sono rovinate le piste, vedi? Qua non si può fare niente, anche qui sotto qua si vede che c'è il piedino con la pista rovinata. Cioè questo è isolato da questa parte, e il collettore, dunque questo è l'emettitore. Il collettore e la base sono isolati da questa parte, queste qua dall'altra parte sono saldate. Saranno state fatte delle tentative, quindi le piazzole, le piste sono rovinate. Non so se adesso riesco a sistemarle in qualche modo, vediamo. Sto tentando di tirarlo fuori, ma è un po' complicato. Poi con questo grasso siliconico qua. Questa pasta termica, le mani diventano tutte bianche ed è difficile pure da toglierlo dalle mani. Ne hanno messo un quintale. Allora Mario, io non so se hai messo mano tu qui su questa radio oppure qualcun altro al posto tuo, però è vero che uno magari si mette con buone intenzioni per cercare di sistemare la radio. E a volte le cose vanno male, pure a me succede che magari faccio qualche errore, faccio qualche guaio, però arrivare al punto di sostituire un transistor con un altro che non c'entra niente è il massimo. Allora qui hanno messo un TIP 35, non so se si vede. Ecco qua, TIP 35. È un NPN, tu che hai messo mano quando hai tolto quello vecchio, non hai visto che c'era un'altra sigla sopra? È stato cambiato così a occhio, togli e metti il primo che mi è capitato, perché
anche se uno non capisce di elettronica e non ha una infarinatura, che cosa deve fare? Tu hai tolto TIP36, vai vicino al computer e controlla un pochettino se ce n'è uno equivalente che potrebbe andare bene. Non a sostituirlo così a occhio. Vi faccio vedere una cosa. Allora, questo è lo schema elettrico. Il transistor è questo qua, Q55, TIP36C. Forse tu che hai messo mano, non ti offendere però, sto dicendo per il tuo bene, magari per la prossima volta. Tu che hai messo mano, non hai lo schema, però quando hai tolto il transistor vecchio, hai visto che era un TIP 36C. Che cosa dovevi fare? Prendevi il telefonino oppure il computer e andavi su internet e controllavi. Ecco qua. TIP 35 NPN, quello che hai messo tu, che non c'entra niente proprio. Il suo è un TIP 36 PNP. Era questo che bisognava mettere, per questo che riscaldava il fianco lì, l'alluminio del radiatore su cui era appoggiato il transistor. Quindi adesso io non so se riesco a sistemarlo, perché ci sono pure le piste rovinate lì sul coso. La scheda madre è un circuito a doppia pista, che si uniscono quelle di sotto con quelle di sopra, e non so se riesco a sistemarlo. Faccio un tentativo, sperando di riuscirci, se no ti ritorna indietro Mario, mi dispiace, ma contro le cose impossibili non c'è alternativa che quella di lasciare perdere, ecco. Ora diventa veramente un'impresa, perché sono tutte rovinate le piste qua. Poi, ammesso e non concesso che io riuscissi a ripristinare qualche cosa, chi mi dice se questo transistor qua, che sullo schema è riportato con Q54, visto che hanno messo un transistor diverso, hanno messo un NPN al posto di un PNP, questo qua non sia danneggiato? Questo serve per pilotare questo altro transistor che stava qua. Se questo è danneggiato e io adesso cambio qualcosa qua, resto fregato, perché è lavoro perso. E poi c'è da vedere se i MOSFET sono buoni, perché ammesso che riuscisse a sistemare qui la questione, se quelli sono danneggiati va a finire che mi salta di nuovo questo transistor qua. Quindi mi trovo un po' in difficoltà in questo momento, devo vedere un po', ragionarci sopra e vedere, controllare lo schema per vedere come posso in qualche modo fare i collegamenti. Ora faccio un tentativo con la speranza che poi lì sul circuito riesco a intercettare le piste in un altro punto, sperando sempre che non siano interrotte con quelle di sotto, che non sono... Che manca il collegamento con le piste di sotto, quelle che erano unite tra di loro, quelle di sopra con quelle di sotto. Spero solo in questo. Quindi cambierò, invece di uno BD, di un TIP 36, che poi in effetti è un equivalente del BD 246, ne metto due insieme. Poi cercherò di aumentare pure l'area di dissipazione con questo radiatore, se ci riesco, e poi cambierò pure i finali, per non sapere né leggere né scrivere, perché può darsi pure che qualche finale che è saltato. Sono MOSFET, quindi li cambio con originali, sono 16N10 del ON Semiconductor. Vediamo un po' se mi riesce. Se non mi riesce, perdo il lavoro, perdo i componenti, perdo tutto. Però il tentativo lo devo fare. Ho smontato i finali. Ora, eccoli qua. Trighelino adesso.
batuffoli di cotone e olio di gomito per pulire questo grasso siliconico. Non lo sopporto, le mani ce l'ho già piene. Poi metto gli isolatori, quelli di silicone, quelli gommosi. Fatto, almeno adesso si può guardare. Allora, come assemblaggio sembra che abbiamo finito. Qui ci ho messo i due finali, 13 e 10, nuovi, prefinale pure nuovo. Adesso pure che erano buoni quelli, ma che me lo dice a me, meglio per tanto per quanto costano queste qua. Qui ci ho messo i due transistor accoppiati con questa barra di alluminio che è abbastanza consistente, vediamo di stringere per poter resistere al calore se ce ne dovesse essere. E quindi si deve solo provare, però siccome che è arrivata l'ora di pranzo, magari lo proviamo nel pomeriggio, con la speranza che funziona. Se non funziona, pazienza. Eccoci qua, abbiamo fatto la pennichella e adesso ci mettiamo all'opera di nuovo. Volevo aggiungere che anche con il radiatore così scaldano un pochino qua i transistor che servono per regolare e modulare la portante, specialmente in AM. Però è una sensazione che proviamo noi, perché il nostro corpo sono 36-37 gradi quando non c'è la febbre. E quindi anche se qui arriva a 38, 39, 40, ci sembra che scotta, invece in effetti non è così. Perché io l'ho misurato con il termometro, questo qua, quando stavo modulando, non supera i 40 gradi quando noi parliamo. Però, cioè, anche se non tocchiamo con le mani, sembra caldo, però è la nostra impressione, una sensazione che proviamo. Ma in effetti non supera i 40 gradi. Però per tranquillità ci ho messo pure questi due radiatori attaccati qui sulla barra di alluminio. Volevo aggiungere anche che sono stati toccati tutti i trimmer da me, sì, adesso, però prima li ha toccato qualcun altro, adesso li ho toccati per regolare, perché in effetti non avevo le prestazioni che sono riportate lì sul manuale, sia sullo manuale di servizio sia sul manuale di istruzione. Quindi lo chiudo e lo proviamo. Allora, vediamo se riescono a farmi sfuggire qualche cosa. Siamo con la potenza minima, sono 4 watt, 4-5 watt. Ola! Ola! Tocca 30 in modulazione. Ola! Ola! Sente qualche cosa. Prova, ola, ola, 1, 2, 3, cambio, ola. Andiamo con la massima, vediamo che succede. L'ho regolato con secondo i parametri del manuale. Allora, siamo 12 watt in AM, ola. Supera i 30 pure qua. Ola! Proviamo con questo qua. Guardiamo quello di 100. Ola! Tocca i 40 in modulazione. Ola! Prova. Ola! 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 Siamo percentuale, siamo ola, ola, qui siamo a posto,
Prova, ola, ola, ola. 1, 2, 3, cambio, ola. Andiamo in FM, mettiamo quello per 20, mettiamo FM qua, vediamo se ci riesco. 9 FM. Prossima FM. 20 watt. Prova, 1, 2, 3, cambio, ola, 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 ola. Andiamo in banda. Mannaggia a me, eccolo qua. Supera i 30, però quello lo devo mettere in banda laterale, in SB. Ola, attenzione, 1, 2, 3, cambio. Alziamo il volume, lì adesso lo possiamo alzare, perché sennò mi sento solo con il preascolto. Ora attenzione, 1, 2, 3, cambio. Ola, supera i 30, qui mettiamo questo per 200. Ola, 40, 42. Ola. Prova, ola! Andiamo sull'altro. Ola, più o meno siamo lì, eh. Ola! Prova, 1, 2, 3, cambio, cambio. Attenzione al canale, 1, 2, 3, cambio. Ola! Prova, prova, ola! Diciamo che abbiamo concluso, non ci speravo, però alla fine ci siamo riusciti. Quindi vi ringrazio per aver visto il video di questo apparato. Adesso informo Mario e anche oggi vi auguro una buona giornata. Grazie ancora.